c'è un'etica del fare nel rugby molto rilevante, per cui all'inizio non è proprio un attimo trasferire questo modo qui di stare in campo, no? Cioè devi far sì che questi ragazzi si fidino, che non si sentano strumentalizzati, non si sentano per un'altra, ennesima volta non ascoltati. Se vi piace lo sport, probabilmente avrete già riconosciuto questa voce. È quella di Giorgio Terruzzi, giornalista sportivo, scrittore e appassionato di rugby. Anzi, molto più che appassionato. Terruzzi fa parte dell'associazione sportiva Rugby Milano, che tra altre cose, anni fa, ha dato vita al progetto Rugby Oltre le Sbarre, progetto che BMW specialmente lo scorso anno ha deciso di sostenere. Rugby Oltre le Sbarre ha portato questo sport all'interno di tre istituti penali milanesi: la casa di reclusione di Milano Bollate, la casa circondariale di Milano San Vittore e l'istituto penale minorile Beccaria di Milano. Ed è proprio delle ragazze che si trovano a Beccaria che Terruzzi sta parlando. Sono ragazzi spessissimo soli e spaventati, che hanno fatto una stupidata. Cioè è raro che ci sia un reato con premeditazione, sono ragazzi che hanno fatto un errore. E quindi devi trovare una modalità di comunicazione anche facendo lo sport che li aiuti a sciogliere qualche grumo, no? Qualche nodo. Rugby Oltre le Sbarre coinvolge detenuti in un gioco di squadra che può sembrare un po' rude, ma che in realtà si basa sulla gestione dell'aggressività e su un sistema di regole tecniche, ma soprattutto etiche. I ragazzi del Beccaria sono tutti giovanissimi e a quell'età si ha bisogno non solo di divertirsi, ma anche di stare all'interno di un clima di scambio e di condivisione con gli altri. Il rugby può insegnare loro tante cose, alcune anche inaspettate, come ad esempio riconoscere una seconda opportunità. Io sono Giovanni Cupidi e questo è Senza Cornice, un podcast di Cora Media promosso da Specialmente, il programma di responsabilità sociale d'impresa di BMW Italia. C'è un detto che dice più o meno così: il rugby è uno sport bestiale giocato da gentiluomini. Mi piace molto questo fatto che il rugby, visto dall'esterno, sembri così brutale, mentre in realtà si tratta di uno sport molto nobile. Bisogna saper guardare le cose anche dalla giusta prospettiva. Ma partiamo dall'inizio. Le mie autrici hanno incontrato Giorgio Terruzzi e gli hanno fatto un po' di domande. Per prima cosa gli hanno chiesto com'è nata questa idea di portare il rugby all'interno delle carceri, in particolare al Beccaria. Questo è un progetto che è nato molti anni fa, 15 anni fa, in seguito a un incontro con Don Gino Rigoldi, che è il cappellano del Beccaria, ma è uno di quei preti che assomigliano a Trapattoni, cioè uno di quelli che ama il fare, molto pragmatico, una persona in gamba, davvero in gamba. E è stato un po' questo, cioè l'ipotesi di portare il rugby, che è uno sport di combattimento basato sulla gestione dell'aggressività, dentro un contesto come il carcere Beccaria, dove stanno ragazzi che hanno quel problema lì, cioè gestione dell'aggressività, un po' una sfida. Ci abbiamo pensato, abbiamo cominciato ed è un'avventura ormai lunga e piena di fiori bianchi su un fondo nero, perché ogni tanto qualcosa succede ed è emozionante vederlo, no? Cioè vedere come una semplice attività sportiva possa dare un qualcosa a questi ragazzi, cioè produrre una riflessione, produrre un avanzamento non solo sul campo ma nel loro percorso, perché spesso ci vuol poco. Allora, parliamoci chiaro. Io conosco bene il rugby, perché quando si tratta di sport, per così dire, io sono sempre in prima fila, mentre conosco meno il mondo delle carceri. Per questo ho chiesto aiuto a chi ne sa più di me. Una di queste persone è proprio Don Gino Rigoldi, il cappellano del Beccaria, che Terruzzi ha citato poco fa e che abbiamo già sentito nell'episodio in cui abbiamo parlato del carcere di Re Bibbia. Abbiamo chiesto a Don Rigoldi di parlarci del Beccaria. Quali sono le cose di cui i ragazzi hanno più bisogno?
Io direi che la formazione e la via del lavoro sono assolutamente centrali. Intanto Beccaria ha una possibilità e anche un problema, il problema è relativo però. Adesso il problema relativo è che avendo soltanto 35 posti e non i 60-70 che dovremmo avere, vuol dire che l'altra metà gira per l'Italia e quindi non ha nessuna formazione, perde il contatto con la famiglia, il progetto per il futuro non glielo fa nessuno. Quelli che sono dentro, alcuni stanno dentro diversi mesi o qualche anno. Per questi è necessario avviare attività di formazione vera, di una professione qualunque, ma che sia, che non è un'infarinatura di qualche cosa, la formazione vera. E questo è un qualcosa che stiamo perseguendo con un po' di problemi, perché, come si saprà, abbiamo una direzione, una struttura che continuamente è in movimento, non si è ancora definita, e quando definita la ristrutturazione della casa e la presenza del direttore nominato per il Beccaria. Quando avremo questo consolidamento potremo fare di più. Per i tempi lunghi deve essere fatto qualcosa di serio per la formazione. Andare a piantare i pomodori sarà una cosa benissima, ma nessun ragazzo che viene da Corsico o da Sesto San Giovanni nella sua vita successiva pianterà pomodori, questo non è certo. Quindi la falegnameria, il panificio, speriamo anche un qualche apprendimento di competenze informatiche, questo deve essere fatto. È fatto in parte, dovremmo farlo molto ma molto di più, le potenzialità ci sono. Accanto a queste attività, diciamo, più professionali, c'è bisogno di portare avanti anche delle occupazioni culturali. Non è solo una bella età. La cultura e lo sport possono dare tantissimo ai ragazzi, non solo a loro, ma a tutti i detenuti. Abbiamo chiesto a Don Rigoldi di fare qualche esempio. Il teatro, lo sport, il Beccaria c'è il rugby, ma anche il calcio che viene, poi un teatro che va molto bene. Anche tutte le attività più culturali sono cose che servono a integrare una povertà culturale o anche una bassa capacità di tirar fuori delle qualità che ci sono. Quindi serve, i ragazzi tirano fuori le loro qualità, imparano di essere capaci di essere attori, di ricordarsi, di capire una parte. Direi anche una parte di cura del bello e di cura del teatro, per esempio, insieme con lo sport, sono elementi di sviluppo necessari, che stanno bene insieme alla formazione professionale, direi che sono di necessità simile. Gli adolescenti, quando si accorgono che tu gli dai fiducia, che per te valgono, si stanno a relazionarsi, si stanno a camminare. Ora che abbiamo capito qualcosa di più sul mondo degli istituti penitenziari, torniamo al rugby. Al Beccaria, lo sport è quasi un pretesto per poter trasmettere ai ragazzi dei valori importanti. Abbiamo chiesto a uno degli educatori e allenatori, Valerio Savino, di spiegarci meglio questo aspetto. Nel rugby ci sono dei codici che sono sia legati alle regole, quindi le regole sono state codificate in modo che non ci sia un'espressione di violenza. Poi c'è in più un codice, diciamo, etico del rugbista, per cui non c'è mai la ricerca di un atto violento, secondo me, da parte di un rugbista nell'interpretare il gesto sportivo. Io personalmente credo molto nella capacità educativa dello sport in generale, soprattutto sui giovani, e la disciplina sportiva, il praticare sport, l'essere dentro lo sport riesce a muovere delle cose che poche altre cose riescono a muovere, forse l'arte in alcuni casi. Anche Terruzzi ha spiegato meglio il fattore educativo del rugby. Secondo me i valori del rugby sono preziosissimi per ciascuno di noi, perché le parole sono sostenere, condividere e appartenere. Il fatto che l'ultimo sia quello che conta di più e che quindi tu devi badare all'ultimo, e beh, è una roba che è importante, no, nella vita, un po' trascurata questa cosa qua. E poi le regole non sono in discussione, non ci sono scorciatoie nel rugby, che è un po' una cosa che va in contrasto con la mentalità nostra, no? Cioè, siamo sempre pronti a cercare un vantaggio, ecco, lì non ci sono scorciatoie. Ed è uno sport che premia la fatica restituisce. Quindi in questo senso qui, secondo me, è una,
è una bella esperienza, lo vediamo con i bambini, lo vediamo, e poi è squadra, cioè il fatto che tu possa insieme agli altri anche sporcarti, buttarti per terra, cioè buttar fuori aggressività, però dentro un sistema di regole, è un'esperienza quasi rara, non succede spesso, no? I bambini non hanno il cortile più, non hanno quell'abitudine lì a condividere un'esperienza così, no? E questo determina anche dei legami, perché i tuoi compagni di squadra ti aiutano. Quando ci si trova ad avere tanto tempo vuoto, cioè senza niente da fare, i giorni possono essere lunghissimi. E se non si può nemmeno incontrare un amico, fare un giro all'esterno, cose semplici, la testa ha bisogno comunque di qualche diversivo. Io questa cosa la capisco molto bene. Quando sono stato male, ho trascorso diversi mesi in ospedale. Da un giorno all'altro mi sono ritrovato a passare le mie giornate chiuso in una stanza, con una preoccupazione che potete solo immaginare. Per potermi vedere qualche secondo in più, mia mamma aveva trovato uno stratagemma. Il mio letto, all'Istituto Besta di Milano, era messo proprio di fronte alle porte d'uscita dello stanzone. Poi c'erano un corridoio e la sala di attesa. Mia madre aveva scoperto che quando le porte si aprivano contemporaneamente, io dal mio letto riuscivo a vedere la sala d'attesa. Quindi decise di restare seduta lì tutto il giorno, in modo che io, quando le porte si aprivano, riuscisse a vederla per qualche secondo in più. Era un modo per farmi sapere che era lì con me. C'è un'altra cosa che mi ha aiutato molto in quel periodo, la musica, che mi permetteva di distogliere la mente dalle preoccupazioni, in particolare quella del mio amico Lorenzo Giovanotti. A prescindere da tutto, ci sono comunque dei momenti no. Quando le cose vanno male, una delle cose più difficili da recuperare è la fiducia. Fiducia nel mondo, nella vita, penso sia capitato un po' a tutti di sentirsi arrabbiati e diffidenti. Penso che anche i ragazzi del Beccaria conoscano questo sentimento. Per questo sono curioso di capire come reagiscono quando si trovano a fare il rugby. A volte, per fidarsi di nuovo di qualcosa o di qualcuno, serve un po' di tempo, soprattutto a quell'età. Sentiamo ancora Valerio Savino. Se vogliamo, all'inizio c'è un po' di timore nel provare a fare qualcosa di diverso. E lì però sta la logica nostra di cercare di fargli capire che in realtà non siamo lì per misurare le loro capacità, siamo lì per giocare. Quindi dal nostro punto di vista negli anni abbiamo sempre cercato di costruire un approccio molto leggero, molto, molto legato al gioco, molto legato alla sperimentazione progressiva, molto legato a non prendersi troppo sul serio, no? Non prendersi sul serio, ma al contempo prendersi anche sul serio rispetto agli obiettivi. Io quello che dico sempre è: non abbiate paura di provare. Se sbagliamo, siamo qua insieme per correggere, perché soprattutto io cerco di stimolargli e dargli degli obiettivi. Anche Giorgio Terruzzi la pensa così. All'inizio molta diffidenza, un po' perché non conoscono il gioco e sembra una pazzia, nel senso che devi passare indietro, conta l'ultimo, devi tornare indietro per avanzare. Cioè, sono cose che nella loro vita spesso non sono mai successe, cioè sono soli, per cui l'idea che qualcuno possa fare qualcosa per te o che tu possa fare qualcosa per qualcun altro è spesso assente. Arriva lì, curiosamente, insomma, arriva lì, no? E questa cosa, prima di arrivare ad applicare, a capire, ad assimilare questo meccanismo, no, ci vuole un po'. Un altro concetto di cui secondo me è importante parlare è quello di riabilitazione. Il calcio deve essere un percorso riabilitativo e non punitivo, punto. Cioè, il 90% della gente dice che il carcere deve esserci in un'ottica punitiva, c'è poco da fare. Quindi che siano male, che siano trattati come animali, che siano privati di libertà oltre quelle che è la necessità, chi se ne frega, hai commesso un problema, stai là, meglio che stai là piuttosto che stai qua che mi crei altri problemi. Purtroppo è così, in alcuni paesi di più, in altri di meno, però questo è l'incapacità di capire che invece
ci deve essere bisogna dare la possibilità a uno che si è sbagliato non di essere solo punito, ma anche di essere messo nella condizione di capire i suoi sbagli e di poterci riprovare a non commetterli più. Per i ragazzi poi è tutto un altro processo, cioè per i ragazzi, allora teniamo conto che poi io realmente ho visto ragazzi nel minorile fare dei percorsi di evoluzione importanti, quindi io credo molto nella capacità riabilitativa dell'esperienza carceraria se fatta bene in ambito minorile, quindi agganciata a una serie di percorsi, non limitata alla vita del carcere, ma estesa a percorsi esperienziali, lavorativi, sportivi, di relazione umana. Io ci credo moltissimo, ma credo che possa essere così anche per il carcere dei grandi. L'obiettivo di rugby oltre le sbarre, come abbiamo detto anche all'inizio, è proprio quello di preparare i ragazzi ad accogliere le opportunità. L'obiettivo è dare un piccolo contributo al percorso di questi ragazzi, che spesso è sorprendente, nel senso che magari hanno fatto una sciocchezza, ma essendo così giovani una riflessione determina proprio una consapevolezza che non c'era, e quindi veramente una preparazione per una seconda opportunità. Nell'ambito di questo progetto al Beccaria sono accadute anche molte cose belle, ma ce n'è una in particolare che mi fa proprio sorridere. Sto parlando di quando 5 giocatori degli All Blacks, la squadra di rugby più famosa al mondo, sono stati in visita al carcere Beccaria di Milano. Gli All Blacks sono quelli che prima di ogni incontro eseguono la famosissima danza maori tradizionale, che si chiama Haka. Se l'avete vista, non potete non ricordarla. Comunque, quello degli All Blacks a Beccaria non è un episodio recente. È successo ormai più di 10 anni fa, precisamente nel 2009. Ancora oggi, comunque, resta una pietra miliare e soprattutto ci dice qualcosa di molto interessante sui ragazzi del Beccaria. Allora, gli All Blacks a Beccaria fu un'emozione. Loro erano in tour in Europa, eravamo una partita contro l'Italia e hanno mandato una delegazione di 5 giocatori, i più bravi del mondo, che sono venuti lì, hanno fatto una giornata completamente a disposizione dei ragazzi. C'era un pilone maori, Tialata, che a un certo punto si è tolto la maglia, era completamente tatuato, per fare il mazzo ai ragazzi sul non tatuarsi, perché diceva: io queste cose sono parte di una cultura, non scimmiottate. Veramente a disposizione, hanno fatto una giornata come se fossero gli ultimi educatori di una squadra, come se fossero i nostri, però con l'autorevolezza che ti dà quella maglia lì. Loro non fanno l'H se non quando devono farla, e i ragazzi hanno chiesto, per cui gli hanno fatto una specie di mini H davanti. E mi ricordo che quando sono arrivati li abbiamo presentati a un ragazzo di loro. Qualche volta questi ragazzi hanno quella strafottenza da teppa, e si alzò e disse al loro capitano: non avete paura di giocare con noi? E questo si è avvicinato, sembrava un armadio asseiante, a questo ragazzo gli ha detto no, ridendo. E fu una scena un po' comica, ma che dava la misura di tante cose. Nell'episodio precedente di questo podcast vi ho raccontato come mio padre fosse un grande appassionato di fotografia. Quando abbiamo deciso il titolo di questa serie, Senza Cornice, ho pensato subito a lui, alle foto che faceva sviluppare e che poi teneva posate in un cassetto senza incorniciarle. Mio padre si chiamava Gianfranco, era un medico ed era professore universitario. Era uno di quei medici che prendono a cuore i propri pazienti, che tengono davvero a quello che fanno. Ha lottato moltissimo per me, per cambiare l'università e renderla più accogliente per le persone con disabilità. Aveva un grandissimo rispetto per le persone, si interessava a loro, osservava e per questo credo gli piacesse tanto la fotografia. Chi ci ha conosciuti entrambi dice che ci somigliamo molto e io spero davvero che sia così. Ecco, le storie che ho raccolto in questa serie sono un po' un omaggio a quelle foto che faceva mio padre. Ho cercato di posare su quelle vite, compresa la mia, lo stesso suo sguardo. Piccole storie uniche
che, come le foto di mio padre, sono libere e senza cornice. Senza cornice è un podcast prodotto da Cora Media e promosso da Specialmente, il programma di responsabilità sociale d'impresa di BMW Italia. È stato scritto insieme a Ilario Ru e Antonella Serrecchia. Le registrazioni, l'editing e il sound design sono di Davide De Benedetti per Filmico. Il fonico in presa diretta è Daniele Sciacca. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Pova.